Dopo questo abbondante mese, anzi forse qualcuno in più, qualche giorno in più, di riflessione sul purgatorio, sul rapporto tra Padre Pio e le anime del purgatorio, possiamo dire che Padre Pio conosceva perfettamente cosa fosse e cosa si provasse nel purgatorio, cioè non aveva una conoscenza empirica, intellettuale, diciamo teologica, sapeva dire che il purgatorio è uno stato di purificazione, è uno stato in cui si attende, ecco, l'ingresso nel paradiso e quindi il godimento del volto di Dio. Lui conosceva perfettamente questa sofferenza perché lui l'ha vissuta questa sofferenza. Ma lui conosceva bene lo stare in purgatorio perché non solo ha vissuto la sofferenza, ma viveva nell'amore di Dio, viveva nella certezza di questo amore, viveva nella certezza quotidiana che Dio non l'avrebbe mai abbandonato. Questo desiderio del cielo che Padre Pio aveva, che, come ho detto, lo ha portato a dire ai suoi figli spirituali di fare una novena perché il Signore lo esaudisse, ascoltasse la sua preghiera di voler andare in cielo per godere del suo amore, per godere del suo volto. Lui quindi sapeva cos'era l'amore di Dio, sapeva cos'era godere di questa presenza di Dio, ma attraverso l'esperienza della notte dello Spirito, in cui ha vissuto il senso di vuoto, il senso di un apparente abbandono di Dio, lui ha fatto esperienza anche del dolore di non poter vedere Dio, del dolore di desiderare Dio e di dover attendere. Ed è questo il purgatorio, ed è questo quello che Padre Pio inculcava nei suoi figli spirituali, perché il desiderio di Dio è grande, ma il dolore dell'attesa di un Dio che ci sembra assente, che ci sembra lontano, di un Dio che ci sembra averci abbandonato, è un dolore che, se vissuto con fede, purifica il nostro desiderio di Dio e ce lo fa godere. E come abbiamo detto in passato, il purgatorio, per questa attesa, per la certezza che ogni giorno che passa è sempre un accorciare le distanze dell'incontro con Dio, il purgatorio non è solo sofferenza, come diceva Santa Caterina da Genova, ma è anche gioia. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!